Ciao a tutti, oggi è una nuova giornata di... Noi cantiamo... Un caffè! Ehi! Hey. Anna, quanta gente! Allora, dovrebbe essere a circa 3 minuti dall'uscita Takeshita. Eccoci qui. Allora, in Giappone ci sono tanti caffè. Tanti, tantissimi. Con animali sempre diversi. È vero. Il più famoso è... Siamo arrivati. Neko Caffè. Poi c'è il Dog Caffè. E oggi siamo al Pig Caffè. Well, let's go. No pigs for now. Oh my god! Oh my god! How are you? What's up? Second one! Here he comes! Oh my god! Che strano! Sono dei maialini! Che strano, eccolo! Oh, non viene nessuno da me, ma che è? What the fuck? Che stanno a fare? Si sono messi tutti qua! So, like, they want to stay together because they feel safe and they have a habit to stay in the group. You can actually pick them. And wait, if you pick them, you can be like this. And you can put your arm under the chin like this. And they're already really calm. Eccoti circondata da maialini. Come ci si sente? Sono quattro. Come ci si sente essere... Una mamma di maialini. Se in questo video non vedete mai me con un maialino in braccio, non è perché non mi piaccia, ma perché da quando siamo entrati sono tutti quanti su di lei che dormono da praticamente 40 minuti. Nessuno vuole dormire sopra di me. Well, luckily you went there to piss not on me. Tutti dormono sopra di lei. Commentaci live questa esperienza. Ci fanno sentire una mamma. Ah sì? Sì, che dormono su di lì. Ci stivi con il dito. Questo è il posto. Sembra di stare dentro Disneyland. Ce l'abbiamo fatta. Sono venuti da me. Eccoli. Dormono come prima. Wow! Che esperienza! È stata un'esperienza molto interessante. Devo dire che mi è piaciuta più di quanto avessi immaginato. Io gli do un bel 9 su 10. 9 su 10 al Micro Pig Caffè. Al Micro Pig Caffè. Sì, è stato bello, diciamo 8 per me.
8 addirittura. Che non mi piacciono al livello che li vorrei a casa. No, erano così carini. Erano carini però. Qua sotto in descrizione. E che altro, se vi piace, se vi piacciono insomma i maialini, perché non andare a provarlo, insomma, no? Si trova sì, a Harajuku, vicino alla stazione di Harajuku, 3 minuti a piedi, quindi insomma super super vicino. E vi offrono anche delle bevande, anche degli donuts, potete mangiare lì insieme ai vostri simpaticissimi maialini che dormiranno sulle vostre gambe se siete fortunati. Quindi ragazzi, per me è un sì, andateci. Ci vediamo nel prossimo video.